Eccoci qua di nuovo, buonasera a tutti. Ciao ragazze. Sono in compagnia di Alessandrina, come avete sentito. Oggi, come promesso un po' di tempo fa, alle neomamme o alle mamme in arrivo, vi proponiamo questa deliziosa nail art, abbiamo chiamato Baby Nail Art, in cui andremo a farvi vedere come realizzare un decoro o delle decorazioni per appunto le mamme in arrivo, le future mamme, scusate, e i bimbi in arrivo. Allora, su una mano abbiamo... Vuoi elencare tu cosa abbiamo fatto, Alessandrina? Allora, come struttura ho usato Creamy Builder per tutto, sia per bombatura che allungamento. Poi ho usato... sulla mano a destra cos'è? Sirena l'M50, sì. Quindi abbiamo fatto la struttura con il Creamy Builder, quindi vedete qui forse su quest'unghia si vede bene il colore. Non abbiamo usato cover, assolutamente. Ah, sì, il Creamy sì. Non abbiamo usato nessun cover, avevamo bisogno di una base leggermente glitterata, quindi abbiamo fatto un'applicazione a smalto dell'M50 che è il gel color Sirena. Dopodiché cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo fatto dei decori... l'effetto zuccherato, non l'effetto veniva. Zucchero, sì. Quindi il gel di base è Revenge Red con i brillantini, adesso non mi viene il nome. Potete utilizzare qualsiasi glitter nostro, di quelli che trovate nel sito. Sì, quelli più fini però, perché esatto. Con gli altri non viene tanto bene l'effetto. E poi abbiamo iniziato il decoro, questo è un bellissimo peluche, veramente molto carino. E adesso finiremo questa nail art con l'altro dito indice, in cui andremo a realizzare un dolcetto. Ok, non ve lo diciamo, seguite la diretta, dai. Nell'altra mano poi spieghiamo dopo cosa è stato fatto, così dividiamo le due nail art. Iniziamo finiamo l'orsetto. L'orsetto è fatto totalmente con colori acrilici. Sì. E abbiamo già fatto vedere diverse volte come andare a realizzare l'orsetto. Noi praticamente, come vedete anche in questo disegno, andiamo a creare una bozza di quello che vogliamo fare e poi ci andiamo a decorare sopra, a riempire. E non metti adesso a fuoco, vai un po' più in là. Faccio la base bianca. Ok, bravissimo. Così vedo. Io ovviamente bene. Sono tutta colorata ormai. Posso alzare un attimo, sì, la lampada? Ecco qua. Ciao a tutte, adesso leggo le vostre domande. Ormai sono diventate tutti bravissime, il nostro pubblico. Non fanno più domande, guardano. Veramente tutte bravissime. Sì. Il mio disegno è sparito, ma... Sì, andiamo a creare un disegno giusto per darci un'idea di quello che è il risultato da ottenere. È bene fare questa cosa appunto perché fungerà da guida per aiutarvi poi andare a fare la decorazione. Chissà quante mamme, neomamme ci sono o future mamme ci sono qui nella nostra pagina. Se ci siete, fate un colpo. Questa è nell'arte dedicata a voi, o tutte quelle che comunque nel 2017 si augurano di ricevere questo bellissimo dono che è quello del bambino. Fatto troppo chiaro. Pamela mi piace perché dice: io vi seguo come un film al cinema sgranocchiando popcorn. Fantastica. Adesso vogliamo anche noi però. Ci fai voglia, sì. Io nonno mese, ciao Katia, sei quasi prossima, bene, bene, bene. Ciao a tutte, ciao Cinzia, leggo solo le ultime, ciao Loredana, Valentina, ce ne sento un sacco, purtroppo non vedo più, vabbè. Ciao Chris, ciao Federica, ti saluta Federica, Alessandrina. Ciao. Ah, Maria dice ho già dato, pure io, siamo a posto. Quindi Alessandrina, cosa fai? Che io mi perdo qua in chiacchiere. Sto facendo la base. Quindi hai fatto con il bianco, dopodiché hai creato queste spirali con il grigio. Sì, e dopo andremo a mettere il rosso. Sei troppo sotto? Sei fuori? Un po' più su? Ok. Quindi la stessa cosa facciamo nell'altro dito dove c'è il nostro orsacchiottino bello bello. Sembra quasi vero.
Ciao Erika! Mamma di due bimbi presente, ciao, ciao Valentina, ciao ciao a tutti, chi ha bimbi grandi, chi ce li ha piccolini, chi è in attesa, dai, insomma, su tutte nell'arte, diciamo che il peluche piace a tutti, a tutte, quindi è una cosa che potete riproporre. Dicevo prima che abbiamo già fatto vedere in diverse dirette come andiamo a realizzare i peluche. Fondamentalmente basta fare una base con la matita e andare poi a colorare quello che sono le nostre gli spazi appunto di questa bozza. Questo è Adesso? caso? Sì. No, dimmi, No, dimmi no, tu. parla tu, dimmi, dimmi, che sennò parlo No, solo io. se avete visto la diretta del bastoncino di zucchero, è praticamente la stessa cosa. Andrò a fare sempre i segni col rosso, come sul bastoncino. E andremo a creare la nostra caramella, non so come chiamarlo. Caramella gigante, direi. Adesso ci diranno se hanno un nome, perché io non sono molto afferrata. Dai, si avvicina la Befana, quindi siamo in tema. Sì, Asia dice che il peluche è stupendo. Abbiamo fatto le Grazie. riprese, abbiamo fatto il video, quindi per gennaio vi pubblicheremo il video su come realizzare questo peluche bellissimo. Sembra vero, sembra che prenda veramente vita. Tra un po' ti esci dal dito e se ne va a Sì, si spasso con la sua vede. caramellona. Ciao Elena, che sei appena Ilenia, non so perché ti chiamo Elena ogni volta. E Sabrina anche ci sta preso parte. Ciao a tutte, se avete domande lasciatemelo pure scritto, che ve lo leggo, vi rispondo in diretta. Grazie, se vi piace ovviamente condividetelo questo video sulla vostra bacheca, di modo che possiate sempre vederlo e andarvelo a rivedere quando vi è più comodo, perché ovviamente magari non tutti avete la possibilità di stare con noi in diretta fino alla fine. Quindi se lo condividete sulla vostra bacheca, poi lo potete vedere nei momenti in cui siete più comodi. Ciao Marzia, ciao Alessandrina, ti salutano Ciao, anche. ciao. Piace a tutte, dai, anche se non sono. Ciao Ilenia, auguri anche a te. Auguri a tutti, ovviamente. Poi, comunque, come vi abbiamo fatto gli auguri di Natale, vi faremo anche gli auguri di Capodanno. Capodanno. E niente, anche per Capodanno abbiamo già fatto diverse dirette su nelle arti di Capodanno. Quindi, se qualcuno ancora è in dubbio su cosa fare, non fare, guardate nella sezione video della nostra pagina. Scusate, scusate un secondo, ma ho Che così la potete telecamera vedere. davanti, non riuscivo. Chiara Lucchesi chiede se la base è fatta con creamy. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto la base, l'allungamento direttamente con il creamy builder. Vedete che non abbiamo usato cover, non abbiamo usato niente. È abbastanza coprente, è molto molto naturale. Direi che è leggermente più coprente rispetto al Natural Builder e al Pinky Builder. Se utilizzato sia per allungamento che bombatura, ovviamente. Se lo usate solo per l'allungamento, non è così coprente, ovviamente. Se lo usate anche come bombatura, se alla cliente ovviamente sta bene, potete lasciarlo senza applicare nessun cover. Adesso ho mischiato un po' di nero con il rosso per creare un po' di ombre. Il rosso è il nostro, mi chiedono Stefania come si chiama il rosso. Il rosso è un rosso, è il nostro rosso acrilico, è quello più chiaro, non hanno dei nomi, oddio, hanno dei nomi, ma adesso questo rosso non mi Boh. ricordo come si differenzia, Non che so. nome abbia rispetto all'altro, vado a caccia. Ovviamente tutti i prodotti elencati, voi lo sapete già, ma io ve lo dico di nuovo, sono li trovate nel nostro sito, nel caso ci sia qualcuno che ci sta seguendo e non conosce bene bene il sito. Al rosso è l'acrilico rosso proprio, si chiama acrilico rosso. Lo trovate appunto sul sito. Quindi, Alessandrina, cosa stiamo facendo? Come sempre, un po' di ombra, un po' di luce per dare tridimensionalità al disegno. Per dare un po' di movimento, come dico io. Avvicina un po' di più il dito se riesci, ecco, perché Andate con sennò il pennello.
perché mi vado a sbattere, scusate. Alta. Un attimo. Ok. Anche non riesco con il pannello. Ok. Magari tieni giù l'orsacchiotto quando fai l'altro, perché sennò ti mette a fuoco l'orsacchiotto e non dito questo qui stai lavorando. Adesso vado a fare un piccolo. Non mi viene la parola. Contorno. Spiegami che contorno. Ah, ok. Dovete sapere che Alessandrina ogni tanto parla gesti. Cioè. No, ogni tanto mi mancano le parole, dai. Adesso non si vedrà niente. Ancora Fabio Ippolito, vedo che ha buon tempo di seguirci, chissà che impara qualche nail art, secondo me anche lui vuole imparare qualcosina. Ok, allora, quindi stiamo creando un po' di ombra, un po' di luci. Adesso con il colore marroncino hai fatto? Sì, è sempre rosso con un po' di nero. Ok. Giusto per fare un po' più scuro. Andiamo a creare. Sto facendo sta girandola. Esatto. Non so come chiamarlo. Ecco qua. Facciamo anche da questa parte. Si vede che sono molto golosa, non so se avete visto le mie unghie. Ah sì, guardate un po' che splendore. Con cos'è che hai fatto? Aspetta, il coniglietto. Marmellata e macaron. E il coniglietto nella tazza del tè, quindi sono invernali. Sembra quello di, come si chiama quel cartone? Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì. Facciamo un fucchetto. Ok, quindi adesso stai creando il... È un fiocchetto. Ok. Manca da fare il bastoncino. Fiocchetto semplice. Non c'è troppo qua. Adesso mi faccio il bastoncino. E basta, ho finito. Lecca parte dal medio e va fino all'indice, eccolo, si vede? Tendole tutte belle insieme. Finito, quindi ora cosa facciamo? Sigilliamo? Yes! Un attimo, ti do questo, sigillare, la rossa. Chi non lo conosce, eccolo qua. Beh, penso che... Ma sì, rinfreschiamo un po'. Ci conoscano un po' tutti, attenta. Ecco. Ho fatto il danno. Mi piace questo commento di Stefania, come sono vezzose queste unghie, bellissime. Mi piace la parola bellissime, vezzose. Che bello, ogni tanto un termine poco usato. Proprio vezzose. Cosa vuol dire? E vezzose è una sorta di... Come si può spiegare vezzose? Carine, ma più di carine, più chic. Coccolose. Grazie, allora, grazie. Sì, è un commento positivo. Anna Maria, hai ragione, sì. Deve guardare bene il signor Fabio, così impara magari a fare qualcosa anche lui, sì, invece di stare a commentare in modo insensato. Va bene, dai ragazze, cosa ne dite? Sì, Soara si può sigillare anche con Gemma, assolutamente sì. Noi sigilliamo con Ultra Gloss perché essendo un gloss è più veloce, ok? Però potete usare anche Gemma, benissimo, sì. Grazie, il mio è un Shy Peach, non so come si pronuncia. Credo si pronunci così. Sicura Shy Peach? Pink forse? Pink. No, è pesco. Ero indecisa tra due colori, quindi può essere che mi sia confusa con due. Andiamo a vederne il sito.
Tu hai il piceccio, secondo me. Ah, può essere. Il C58. Ah, sì, sì, dai. Perché ero indecisa tra questo e Shy Peach? Ma forse è un colore vecchio. Boh. Lo trovate nel sito. Ma vedi che è questo? Ah. No, non può essere quello lì. No? Boh. Metti le tue unghie, lo facciamo sì, vedere. Sì, è questo. Eccolo lì. Boh, mi sono confusa. È il C58. Scherzavo. Hai visto Peach e ti è venuto, non ti hai tenuto sì. quello. Bene. Allora, cosa ne dite di questa bellissima nail art? Vi piace? Vi è piaciuto? Se vi è piaciuto, condividetelo e fatelo vedere a... Ah, di là dobbiamo finire l'altra mano, ma che dico? Ecco, io mando via senza farvi vedere. Via questa mano e mettiamo l'altra, eccoci qua. Quindi qua cosa abbiamo fatto? Sempre base con il creamy builder, dopodiché? Effetto zucchero con... vabbè. Adesso non mi ricordo come si chiama la polverina, ma... Sì, vabbè, una da appunto delle... Bora. Ne abbiamo veramente... Ah, come? Sì, la polverina Bora, perfetto. Ne abbiamo tante nel sito, quindi proprio a seconda delle vostre preferenze andate a scegliere quella che preferite. Vado a prenderla, così la facciamo vedere. E poi, adesso non so se si capisce bene sul disegno, ho fatto un bavallino e un peluche. Sono fissata con i peluche questi giorni, quindi portate pazienza. Vabbè. Qua si possono fare diversi disegni con l'effetto zucchero. Siccome il cream era già bello di per sé, non abbiamo voluto mettere altri colori. Eccolo qua, Bora Bora, proprio come quasi il colore della tovaglietta. Un po' più chiara. Un po' più chiara. Vedete che hanno la... pennellino, la boccetta con l'applicatore comodo, si spruzza così e via. Ok, andiamo avanti, hai già spiegato tutto? Sì. Ok. Bavaglino, coniglietto e adesso facciamo le scarpette. Adesso io non so se si capirà molto, ma mi faccio un attimo la base. Questa è una scarpetta, anche se non si capisce. Beh, questo passaggio qua si può fare anche col colore in gel, no? Con i fast. Sì, sì, sì. Noi usiamo adesso l'acrilico perché l'abbiamo usato per il pupazzetto, ma si può fare benissimo anche con i colori fast. Sì, è che siccome uso sempre i fast, ho detto per una volta uso gli acrilici, dai. Vede? Sì, sì, sì. Se avete domande, siamo qui. La parte più chiara è il davanti della scarpetta, quella più scura è il dentro. Michela dice che è bloccato, ma noi forse è la tua connessione. Perché io vedo benissimo. Magari ogni tanto la linea si perde. Quindi cosa hai fatto? Hai fatto la parte interna un po' più scuretta. Mm-hmm. Sembrano le scarpette da ballerina delle bimbe. Adesso andrò a mischiare un po' di nero col viola per fare la parte ancora più dentro. Così sembreranno proprio tridimensionali. Dicono che non si sente neanche. E nemmeno sento, Michela, ma lei diceva che non vedeva neanche, che si bloccava. Mentre Chiara Roy scrive dopo che vede benissimo. Ci sentite anche? Dateci conferma. Ok. Adesso andremo a fare un fiocchetto. Chiara sopra. Dice che sente bene. Ma Chiara dovrebbe essere di Vicenza, quindi forse è la vicinanza. No, a parte le stupidaggini, dai. Penso sia un problema di connessione. Chi
chi magari ha un po' di difficoltà o forse la linea internet che non è molto efficace in questo momento. Scendi però perché sei troppo alto. Che non riesco a disegnare adesso. Vabbè, dai. Aiuto. Ok, eccoti, guarda, così è perfetto. Sì, riuscire a disegnare. Vabbè, ma dobbiamo far vedere a loro tutti i segreti, tutti i passaggi. Farò la contorsionista alla fine. Sono tutte attentissime, non fanno domande perché sono talmente concentrate che veramente non hanno... Non viene... Con il nostro fiocchetto. Non hanno nessuna domanda. Anche dalla Calabria si sente e si vede bene. Molto bene, Rita, grazie. grazie. A qualcuno può essere che, soprattutto se siete in 3G, potrebbe essere che magari la connessione non sia ottimale. Adesso andrò a fare un po' di contorno. Gemma non sigilla i semipermanenti, Antonella, perché Gemma non è semipermanente, non si scioglie con remover. Sonia, benvenuta, la prima diretta che riesci a seguire. Bene, dai, bene. Anche da Bari si sente. Oh, abbiamo la conferma che anche nel sud Italia si sente, quindi abbiamo fatto queste scarpette viola, non tanto neutre, nel vero, però è una via di mezzo tra il blu e il rosa. Il rosa, esatto. Quindi se voi volete magari dedicare, fare questa nail art alla vostra cliente, ovviamente se sa già il sesso, maschio o femmina, potete andare a utilizzare i colori specifici. Noi abbiamo fatto una cosa delicata, giusto per farvi vedere, e appunto tipo di nail art. Ora andiamo con il pennello con il colore nero, hai fatto o viola scuro? Viola scuro. Sì. Andiamo a contornare, a fare il contorno. Sì, così si capisce. Che si capisce bene. Sì. Usate la punta, non schiacciando. Dopo facciamo anche vedere i pennelli utilizzati. Si vede? Sì. Antonella, sì, Futura polimerizza tutti i semipermanenti, tutti i gel costruttori, qualsiasi cosa. Se il gel non si polimerizza vuol dire che non è gel. Semplice. Anche a Mantova va bene, dai, tutta Italia si sente bene. Ma sono i colori acrilici? Sì, sono tutti colori acrilici. In questa cosa stiamo usando i colori acrilici. Come dicevo prima, questa è una scelta che abbiamo fatto perché abbiamo realizzato l'orsacchiotto con il colore acrilico, ma potete anche usare i colori da decorazione, i colori gel da decorazione come i fast. Sono sia da decorazione che gel colorati normali. Dicevo prima, se magari in questo momento non avete magari amiche o clienti che vi chiedano questo genere di nail art, comunque salvatevelo sulla bacheca, quindi condividetevelo sulla bacheca di modo che possiate recuperarla quando volete, quando vi serve, perché noi facciamo tantissime dirette, come avete visto, quindi è facile perdersi magari qualche diretta. Faccio dei puntini, niente di che. Ok, andiamo arricchire la nail art. Sì, anche se non serviva dei forse. No. Vabbè, I qua. Bene. Finito. Ti aspettiamo che si asciughi bene. Sì. E andiamo a sigillare. Intanto avviciniamo un pochino così facciamo vedere bene in dettaglio. Eccole qui. Scarpine molto molto carine, semplici. Appunto, noi le abbiamo fatto violetta per stare su una cosa molto molto delicata. Neutra più che delicata. Voi potete ovviamente proporlo in azzurro, in rosa, giallo, verde, quello che volete. E ecco, sigilliamo con Ultra Gloss e voilà, abbiamo finito. Se vi è piaciuto condividete. Vi faccio vedere prima di andare via, vi faccio vedere a tutti dove potete trovare le nostre dirette sulla nostra pagina. Per chi non è iscritto, abbiamo un gruppo sempre qui su Facebook, molto numeroso, se non sbaglio siamo in 37.000 persone. Mi ero fermata a 20 io. Ciao! Quindi 37.000 persone, se vi interessa partecipare, il gruppo si chiama Passione Unghie Official. Il gruppo è un po' diverso dalla pagina, c'è un regolamento, dovete chiedere l'accesso al gruppo.
e verrete appunto accettate nel giro di un paio di giorni massimo, noi accettiamo le richieste. E niente, il pennello utilizzato, Alessandrina, è? Numero 0. Non si è visto, non sa perché, ok. Cosa, Kolinsky? Sì. Sì, numero 0 Kolinsky. Questo è l'unico che hai usato? Sì. Perfetto, quindi con un pennello solo abbiamo realizzato tutto questa po' di roba. Vi faccio vedere con l'iPad qui. Mi tiri via il colore che non facciamo casino. Questa è la diretta che vi sto seguendo. Tiriamo via sta lampada, mi ha fastidio. Quindi vi faccio vedere come. Tieni un attimo, sì. Ok. Usciamo dalla diretta. Ah, mi stai riprendendo? Mi tengo così e allora. Non lo so. No? Ti devo riprendere, sì? No, mi arrangio io. Ok, qui è la pagina passioneunghie.it, vedete che siamo in diretta. E per vedere i video basta che cliccate su... Ok. Vediamo video? No. Allora, pagina... eccole qua, pagina, eventi, foto... Perché non vedo i video? Scusate, eh. Tieni così, brava. Allora, queste sono le foto e vedete tutte le nostre foto. Dal telefonino forse. Vabbè, comunque. Post le persone che visitano la pagina, perché questo in iPad si vede nella... Sì. Ma nel computer si vede diverso. Ok. E... bozze, no, non riesco a vedere video con questa. Qui ci sono i messaggi, il site, nella barra sotto, vediamo, vediamo. No, non so dove sia. Ecco. Sei su Facebook? Ah, perché io sono entrata come amministratore, vedo diverso forse. Vabbè ragazze, niente. Scherzetto. Scherzetto di fine anno, come non detto. Vediamo. Comunque l'ho trovato. Ah, è un telefonino, se no lo facciamo vedere. Così entri nella pagina e facciamo vedere. Intanto facciamo vedere le bellissime unghie che ha la nostra Angela. Eccole qua. Risultato finale. Un po' più su. Ok, Alessandrina ha trovato. Quindi vai nei video. Scusate, qua ci sono tutte le dirette. Ecco qua. Rifacciamo il passaggio. Allora entrate nella pagina Passione Unghie, passioneunghie.it. Perfetto, quindi cliccate vicino a video. Sì, vedete ci sono tutte le cose. Esatto, video. E qui vedete tutte le dirette. Questa è l'ultima che stiamo facendo, che siamo ancora in diretta, al Baby Nail Art. Poi abbiamo fatto quella prima, che è il Cat's Eyes. E cliccate, lì ci sono tutti i video. Dovrebbe andare in te. Sì, io nella pagina con l'iPad non lo vedo perché sono dentro come amministratore, quindi non riesco a vederlo bene come dal telefonino. Bene ragazze, abbiamo finito, vediamo il risultato. Metto giù questo telefono perché vi faccio soffrire di mal d'auto. Mettiamolo giù. Ok, perfetto. Facciamo vedere bene bene. Così, e l'altra sopra. Oh, guardate che bel quadretto, insomma, troppo vezzose, come ha detto una nostra fan. Molto bene, allora niente, intanto vi auguro buon anno e ci sentiremo nell'anno nuovo. Comunque ci sarà occasione appunto di farvi gli auguri più avanti. Ripeto, chi fosse interessato a partecipare, avere sempre le ultime, essere informato sulle ultime novità, sui nostri prodotti, quello che facciamo, cosa non facciamo, cosa facciamo, le novità e tutto, ci segua anche nel gruppo. Il gruppo, ripeto, si chiama Passione Unghie Official, eccolo qui, ve lo faccio vedere, che così chi magari non è ancora iscritto può chiedere l'iscrizione. Appunto siamo in 37.400 e niente, ci sono un sacco
di cose, tantissime fan che pubblicano i lavori, richieste di informazioni e quant'altro. Quindi se vi interessa iscrivetevi. Bene, auguri a tutti. Ciao da me e da Alexandrina. E buon anno. Buon anno e buone a tutti. Feste, eccetera, eccetera. Ciao.